Iniziati a Roma questa mattina i lavori per la quarta giornata dell'udito organizzata dalla Onlus abruzzese Non Ascoltami Udito Italia. L'incontro organizzato presso il Ministero della Salute di Roma in occasione della giornata mondiale dell'udito, in cui ogni anno l'Organizzazione Mondiale della Sanità richiama i governi di tutto il mondo sull'importanza dell'udito. Dati sempre più allarmanti quelli lanciati dall'OMS. Infatti il 50% delle persone di età compresa tra i 12 e i 35 anni, oltre 1 milione di giovani, rischia danni all'udito. In Italia sono 7 milioni di persone con problemi di udito, dove l'ipoacusia riguarda una persona su tre tra gli over 65. Per questo la giornata mondiale che si svolge in questi giorni è concentrata sul tema della prevenzione e della diagnosi precoce. Ma questa giornata è stata anche l'occasione per festeggiare i 10 anni di Non Ascoltami, che in questi giorni ha anche ricevuto il prestigioso riconoscimento della medaglia della Presidenza della Repubblica. Testimonial della giornata l'attore e regista Antonello Fassari. Non Ascoltami promuove in Italia la giornata mondiale dell'udito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, radunando i massimi esperti proprio qui nel Ministero della Salute, con il suo patrocinio e con la collaborazione di tutte le istituzioni più importanti, tra cui l'Istituto Superiore di Sanità, promuove una nuova cultura dell'udito, rilancia i messaggi dell'OMS. Quest'anno il tema è proprio controlla il tuo udito, quello che da 10 anni facciamo in tutte le piazze d'Italia. Quest'anno saranno oltre 50 appunto le piazze coinvolte. Ecco che quindi noi la pratica l'abbiamo già fatta e in questi giorni, celebrando la giornata dell'udito, se vogliamo facciamo la teoria, cioè coltiviamo appunto gli aspetti scientifici e avendo qui proprio i massimi esperti delle categorie mediche, di tutte le professioni sanitarie, quindi anche società, come dire, vicine alla nostra, tipo quella di geriatria, di pediatria e così via, riusciamo a coinvolgere il numero più alto di persone. Utilizzando anche testimonial, avendo la fortuna di avere testimonial come quello di quest'anno Antonello Fassari o l'anno scorso Lino Banfi, riusciamo ad arrivare nelle case delle persone riuscendo ad avere un messaggio più forte.